cosa ci dobbiamo attendere, governatore Toti, nei prossimi mesi che saranno decisivi? Tu, tra l'altro, hai parlato di riforme politiche prima molto importanti che sono ancora tutte in cantiere, che ci dovranno aiutare a trascinarci con i soldi del PNRR verso questo futuro, ma i territori di nuovo e gli amministratori di nuovo avranno una voce in capitolo chiave per far funzionare le cose. Io parlavo prima di sistema, di classe dirigente e di obiettivi, perché in realtà abbiamo davanti una sfida gigantesca e da queste parti si dice che non c'è un vento buono se il comandante non sa dove portare la nave. E ogni vento funziona. Allora, noi in Liguria avremo grandi opere, sto parlando di una terra che avrà la Pontremolese che aspetta da anni che collega il porto di Spezia, Genova avrà la grande diga per far entrare le maxi porta container, finiremo il terzo valico, ce ne sono per l'elettrificazione dei porti che consentirà alle crociere di attraccare senza tenere quel fumaiolo che produce, anche se con carburanti sempre più compatibili comunque fumo. Le infrastrutture sono importanti, la rete digitale è importante, ce lo diciamo molte volte, però ci sono anche altre cose che sono importanti, e la classe dirigente che oggi ha il paese, governa il paese, che dovrà portarlo per i prossimi 5 anni, deve avere un chiarissimo disegno, perché ha una responsabilità come nessun'altra ha avuto, forse se non nel primo dopoguerra. Noi abbiamo in questo momento il PNRR, abbiamo la riprogrammazione dei fondi europei e le regioni sanno quanto pesano poi nei rapporti con le imprese, abbiamo tutti i collegati al PNRR del governo, abbiamo una massa di denaro gigantesca che dobbiamo riuscire a spendere e spendere bene in tempi ragionevoli, e per farlo la cosa principale non sono i ponti, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, i porti, lo sono, è il fattore umano, perché senza il fattore umano il paese non va avanti. Per fare un ponte ci vogliono bravi ingegneri, noi ne abbiamo troppo pochi. Per fare un porto servono gli ingegneri, per fare una rete digitale servono i programmatori e i tecnici che poi sappiano far funzionare i computer, e una pubblica amministrazione che sappia dialogare con il linguaggio dei tecnici. Quindi noi dobbiamo puntare tantissimo sulla formazione delle persone. L'abbiamo visto durante il Covid. A un certo punto noi sul Covid avevamo tutto, avevamo i ventilatori, avevamo i vaccini, avevamo tutto l'universo mondo. Non avevamo le persone, perché non avevamo i rianimatori, i medici d'urgenza, talvolta neppure gli infermieri quanti ne avremmo voluti, e gli operatori sanitari e professioni mediche di vario genere. Allora, siccome per fare un ponte serve tanto tempo, a Genova l'abbiamo fatto abbastanza in fretta, per fare un medico serve di più, per fare un ingegnere serve di più, per fare un programmatore serve di più, e ancora di più per costruire una classe dirigente da quelle professioni che poi sappia guidare il paese. Allora, facciamo tutte le opere pubbliche che servono, ma noi abbiamo bisogno di aerei che atterrino in belli aeroporti, ma pieni di bei cervelli che viaggino per il paese. Abbiamo bisogno di strade asfaltate, ordinate, sicure, ma con tante persone che ci viaggino sopra e sappiano dove vogliono andare. Il fattore umano è la vera rivoluzione dei prossimi 5 anni. Se noi insieme alle infrastrutture costruiamo questo fattore umano, il paese tornerà ad eccellere per il lungo periodo. Altrimenti avremo qualche infrastruttura più bella di quella che avremo, ma non avremo risolto il nodo vero del progresso su cui poi si combatterà la sfida mondiale, quello di avere un sistema educativo, formativo e poi ovviamente di domanda del lavoro, dell'offerta. Potremmo aprire un capitolo gigantesco, ma non lo faccio perché è tardi. Questo è il vero fattore che secondo me deve vederci tutti quanti.